Se un giorno mio nipote mi chiederà chi era Pippo Inzaghi, io risponderò così. Pippo Inzaghi era un grande attaccante. Per lui l'importante non era come segnare, ma segnare. E lui segnava in tutti i modi, di piede, di testa, di tacco, di schiena. Ad ogni gol Inzaghi esplodeva e con lui i suoi tifosi. Inzaghi era il classico uomo d'area, immarcabile. In qualsiasi azione sapeva in largo anticipo e prima di tutti dove sarebbe andato a finire il pallone. Pali, traverse, mille rimpalli, ma alla fine non si sa per quale assurda legge fisica il pallone finiva sempre tra i suoi piedi e da lì in porta. Inzaghi era la preoccupazione di ogni portiere, l'incubo di ogni difensore e il terrore di ogni guardalinee. Lui amava stare lì, sul filo del fuorigioco, pronto a scattare come una molla appena qualcuno gli passava il pallone. In tutta la sua carriera gli avranno fischiato contro almeno 100.000 fuorigioco ed ogni volta si lamentava e sbraitava contro il guardalinee, anche quando il fuorigioco era evidentissimo. Come dimenticare la sua esultanza dopo ogni gol, sempre la stessa. Correva a destra e sinistra, urlava e muoveva le braccia come fosse un indiavolato. Il più delle volte poi cercava l'abbraccio di chi gli aveva fornito l'assist decisivo, come a non volersi prendere tutti i meriti. Pippo Inzaghi esultava sempre con la stessa intensità. Che fosse la finale di Champions League o una stupida amichevole estiva, che fosse il gol dell'1-0 o del 5-0. Inzaghi era questo e tanto tanto altro. Inzaghi era Inzaghi.